welcome that climaxed them all was given to General Balbo and his men. General Balbo received the tribute of a conquering hero, a modern master of the sky. Viva Chicago! Viva gli Stati Uniti d'America! 84 anni di distanza, la trasvolata atlantica di Italo Balbo torna a far discutere. Sì, perché il sindaco di Chicago sta valutando se rimuovere il monumento che Mussolini regalò alla città per celebrare il viaggio dell'aviatore fascista. La notizia però non ha lasciato indifferente Marco Colombo, il sindaco di Sesto Calende, a Varese, che invece vorrebbe ricevere il monumento nel caso Chicago decidesse di rimuoverlo. Gli idrovolanti S-55 usati dalla trasvolata di Balbo, infatti, furono costruiti proprio assieme ai marchetti di Sesto Calende. Ma i cittadini cosa ne pensano? Vorrebbero ospitare qui il monumento? Sono cose che vanno ricordate, se quelli non ne vogliono più sapere almeno le teniamo per noi, perché sono persone che hanno dato lustro al nostro paese. In modo particolare alla nostra aviazione, che quel tempo lì era il numero uno a livelli mondiali. Da una parte è una cosa positiva da sia ai marchetti, quindi può essere un fatto di vanto, però dall'altra parte è un simbolo che non è proprio tra i miei ideali migliori che vedo per la città in cui abito. Fascist monument! Shut it down! Sexism! Oddio, no, a me non piacerebbe averla qui a Sesto Calende, devo dire la verità. No, perché qualsiasi cosa che possa ricordare l'epoca fascista per me è negativa, è anche offensiva verso quelle persone che magari durante la guerra hanno patito, sofferto e si devono ritrovare la statua di Italo Balbo. Non c'entra niente, sì, simbolo fascista, comunista oppure... È un simbolo della Sia Marchetti, di Sesto Calende, via. Tra Marchetti e Balbo c'è subito sintonia e il Savoia Marchetti SM-55 diventa presto l'aereo più amato dal futuro maresciallo dell'aria e forse anche il velivolo italiano del secolo passato più conosciuto nel mondo. Che stia pure a Chicago oppure da qualche altra parte, ma il motivo è che rappresenta un periodo molto buio della nostra storia, fascista dei più agguerriti. Io sono d'accordo sinceramente, sì, sono d'accordo se dovessero riportarlo qua, sono d'accordo. Come mai? Perché comunque, vabbè, è un ricordo della Sia Marchetti, dei voli che ci sono stati, degli aerei che hanno costruito, comunque la Sia Marchetti. A me particolarmente non mi è particolarmente simpatico Italo Balbo, anzi tutt'altro.